Oggi parleremo della circolare Gabrielle e come influisce questa circolare sulle manifestazioni sportive, in particolare sulle feste di paese e gli eventi di piazza. Questo è importante perché la circolare adesso prevede che tutto il personale presente sull'evento sappia convogliare le persone in una possibile evacuazione di emergenza, in una possibile fuga, lungo le corrette vie di fuga in modo ordinato. Questo è fondamentale per la sicurezza delle persone. L'organizzazione dell'evento deve dunque formare tutto il personale che intende utilizzare per l'evento per poter effettuare un'evacuazione sicura e corretta lungo le vie di fuga. Quindi deve informare il personale che sta utilizzando di quali sono le vie di fuga e soprattutto il personale impiegato deve essere formato ed addestrato per tale compito. Su un evento sportivo è abbastanza facile, anche perché l'evento si ripete nel tempo con una certa regolarità. Gli operatori che vengono impiegati su quell'evento sono spesso sempre gli stessi, come ad esempio gli steward negli stadi sono grosso modo sempre gli stessi, conoscono le vie di fuga, conoscono le procedure e vengono formati su quel piano con adeguate esercitazioni. Ma in un evento di piazza tutto ciò è difficile, anche perché spesso queste feste avvengono una volta l'anno, il personale non è quasi mai lo stesso, viene affidato a ditte in appalto vincitrici di gare o la ditta locale che ha fatto il prezzo concorrenzialmente più basso e si è aggiudicata la gestione, specifica gestione di quella parte dell'evento, ad esempio la sicurezza o il supporto sanitario all'evento, e deve poter gestire questa cosa. Un comune dovrebbe quindi formare chi sta su quella piazza, la sicurezza e l'assistenza sanitaria per poter effettuare questo compito. Questo è un passaggio che a volte viene dimenticato e chi deve svolgere quel ruolo non conosce le vie di fuga o non sa effettuare efficacemente il suo compito. Questo è un problema perché questo difetto di organizzazione va a contrastare quanto previsto dalla circolare Gabrielli e quindi non si ha una corretta evacuazione ordinata della folla e la sua sicurezza. Sono sicuro che questo video ti tornerà utile nel tuo lavoro e nella gestione di un evento e in una possibile evacuazione di emergenza della folla. Metti mi piace a questo video e iscriviti al mio canale.